Cerchiamo adesso di capire allora, visto che tutti questi miti sui pericoli dell'uscita dall'euro sono pian piano vengono sfatati, allora ci spaventano con il discorso dei tassi di interesse, i tassi di interesse sui titoli di Stato, i tassi di interesse sulla moneta, i tassi di interesse sui mutui, eccetera. Okay? Come vengono decisi e da chi vengono decisi questi tassi di interesse con una nuova moneta uscendo dall'euro? So you get out the euro, we get the new lira. Who sets interest rates in bonds, currency and private loans? In the new lira, we go back to the old system. Con la nuova lira si tornerebbe al vecchio sistema. Where the central bank sets the interest rate. E poi la banca centrale, in questo caso la Banca d'Italia, fisserebbe il tasso di interesse. Personally, I would recommend personalmente io consiglierei leaving the interbank di rate, lasciare il tasso interbancario the risk-free rate, at zero, a zero, where it's been in Japan for 20 years. Cosa che è avvenuta in Giappone già da 20 anni. Then you can send all those a questo central punto bankers home. Si possono rimandare a casa tutti i funzionari delle banche centrali. E non lo so, andare ad aiutare i malati di cancro, fare qualche cosa di socialmente utile. Invece di continuare ad agonizzare su un quarto di perdita di punto del tasso di interesse. Mentre mangiano in ristoranti costosissimi. Japan has had zero interest rates for going on 20 years. E il Giappone ha avuto un tasso di interesse zero per 20 anni. Debt to GDP at over 200%. Il rapporto debito-PIL al di sopra del 200%. The lowest inflation in the world. La più bassa inflazione del mondo. The strongest currency in the world. E la valuta più forte del mondo. And their 10-year risk-free rate today is 0.83%. E il loro tasso è senza rischio 0,83%. Una politica inflazione zero o tasso di interesse zero non causa inflazione. Certo, si può pensare anche agli Stati Uniti. Negli ultimi 4 anni abbiamo cercato di fare lo stesso del Giappone. Non voglio entrare nel dettaglio, ma sono gli alti tassi di interesse che causano l'inflazione. Io so che non ci credereste se io vi dicessi una cosa, che praticamente i funzionari delle banche centrali vorrebbero cambiare le cose. Hanno capito tutto il contrario. Hanno capito tutto il contrario di quello che era. But apart from theory and evidence, ma a parte la teoria e i fatti, they have it right. Hanno ragione. No, everything they're doing flies against tutto, theory and evidence. Tutto quello che si fa si basa su teoria e fatti. Questo è i tassi di interesse sul denaro, vengono stabiliti dalla banca centrale, li può tranquillamente tenere a zero, abbiamo capito come questa politica prima di tutto non crea inflazione e manda avanti un'azione potente e ricca come il Giappone. Ok, nel caso dei titoli di Stato, bonds. Ok, who sets, you said interest rates on currency, who sets the bonds? Well, the interest rates on the bonds. The market sets the interest rates on bonds. Il mercato a fissare i tassi di interesse sui titoli. And when you have your own currency, e quando si ha una propria valuta, the interest rates on bonds, i tassi di interesse sui titoli anticipate anticipano where the central bank is going to dove set la banca centrale fisserà il proprio tasso. So in Japan, quindi in Giappone people believe la gente ritiene che la banca centrale will keep rates low, mantenga bassi i tassi for a very long time, per molto tempo. So therefore their e quindi 10-year rate il tasso a 10 anni is very low. È molto basso. It is not credit, non è credito, it is not default risk, e non è rischio di default, because there isn't any. Perché non ce n'è. However, comunque, more important, una cosa più importante è che non c'è motivo per cui il governo debba vendere titoli, tanto per cominciare.
When they spend more than they tax, quando spendono di più di quanto tassano, that money, those lira, questi soldi, queste lire, would sit in the central bank, rimangono lì nella banca centrale, in accounts, in conti that we call reserve accounts in the States. Che noi negli Stati Uniti chiamiamo reserve accounts, conti di riserva, di riserva negli Stati Uniti, non so come si chiamino qui, dice Warren. It's just a fancy name for checking account. Praticamente è solo un nome, diciamo, così per chiamare i conti correnti. There's nothing wrong with just leaving the lira in those accounts. Non c'è niente di male a lasciare le lire in questi conti. All a bond is, praticamente un titolo is another account, è un altro conto at the central bank, alla banca centrale. It's like a checking account and a savings account. È praticamente come un conto corrente in un conto di risparmio. When you have your own currency, quando si ha una propria valuta and floating exchange rate policy, e una politica basata sul tasso di cambio variabile, there's no reason for non c'è motivo per cui debbano esistere questi due tipi di conti e non c'è motivo perché debbano esistere dei titoli. The reason for bonds, il motivo alla base dell'esistenza dei titoli is when you're on a gold standard. È, ci riporta all'esistenza dello standard aureo. You don't want people to non si vuole che praticamente la gente incassi i soldi e si prenda l'oro. So you make them put e away quindi bonds. Sì, glielo si fa mettere da parte in titoli. Bonds no longer apply to our currency. Praticamente i bond, i titoli, non valgono più per la nostra valuta. But they do them anyway. Però li continuano a fare, a produrre. Who would have thought? Chi ci avrebbe mai pensato? Ok, and interest rates on mortgages, who decides that? Including Euro. I tassi di interesse sui prestiti privati, come per esempio i mutui, chi li decide? With a zero rate? Con una politica basata sul tasso zero, the cost of funds for the banking system, il costo dei fondi per il sistema bancario is approximately zero, è di circa zero. Plus the cost. Più un costo. And then the banks compete with each other. E le banche sono in concorrenza le une con le altre. And mortgage rates would be e quindi i tassi sui mutui sarebbero di circa il 2,5-3%. Just where they are in Japan. Praticamente più o meno come in Giappone. And if a bank can make money on a smaller spread, they'll compete with the other banks. Ovviamente se un banchiere lavora su questo, si trova in concorrenza con le altre banche. E quindi bisogna mantenere la competitività fra le banche. Not that they'd take advantage if they weren't competitive. Non che si avvantaggerebbero dalla non esistenza di questa competitività. Comunque. Okay. So, the answer is la risposta è che i mutui rimarranno intorno al 2,5-3% per sempre. Non cambieranno a meno che il governo votasse di cambiarli. Il governo dovrebbe decidere che si soddisfa un qualche obiettivo di politica pubblica nel cambiarli. E io non riesco ad immaginare quale questo possa essere. Ok, allora abbiamo capito. Uno dei fatti più virtuosi della teoria MMT, cioè del fatto di riportare lo Stato la moneta sovrana, è che appunto il Tesoro e la Banca Centrale possono decidere di tenere i tassi dove gli pare, quindi magari bassissimi. I tassi bassissimi della Banca Centrale tengono bassissimi i tassi del denaro che le banche si prendono in prestito, si scambiano fra di loro, le banche pagando pochissimo il denaro devono tenere anche bassi i tassi sui mutui, cioè sui prestiti che fanno. Ma, attenzione, molto spesso si dice che le banche centrali sono però comunque private, che c'è uno scollamento di interesse pubblico fra l'opera del governo e quella delle banche centrali, e allora come si risolve questo problema? Ok, very fine, but the thing is, very often people say that central banks are private and they will do a different kind of bidding from government. How does the government... How does the central bank keep the interest rates low, for instance? How can the government influence the central bank? Is it true that these two things are separate, or can they go together, really?
Well, the way I say it in the United States. Come la vedo io negli Stati Uniti? Congress. Il Congresso. Is the boss. È il capo. Of the central bank. Il capo della banca centrale. And the treasury. E del tesoro. Congress appoints. Il Congresso. The Fed chairman. Nomina il presidente della Fed. Excuse me. O meglio, mi scuso. The Fed chairman. Il presidente nomina il presidente della Fed. Congress approves it. Il Congresso l'approva. They set the term, the number of years. Stabiliscono il mandato, cioè il termine, il numero di anni. And they can dismiss him at will. E poi lo possono poi licenziare quando gli pare. They make all the rules for the banking system. Fanno tutte le regole che il sistema bancario deve seguire. They make all the rules for everything the central bank does. Fanno tutte le regole per l'operatività della banca centrale. When I ask people at the central bank chiedo about a qualcuno della banca centrale quale sia la loro politica, they always point to the statutes and the law that requires them. Mi parlano sempre di quelli che sono gli statuti che stabiliscono quello che loro devono fare, quindi quanto è stato stabilito per legge. Now, if you have a business, se si ha un'azienda, you can hire an employee, si può assumere una persona, un dipendente, and you can tell him he's independent. E gli si può dire che è indipendente, he can do whatever he wants. Che può fare quello che gli pare. Or you can tell him, oppure gli si può dire che non è indipendente. But even if you tell him, ma anche se voi gli dite che è indipendente, you are still ultimately the boss. Siete ancora poi voi il capo alla fin fine. And that's the way it is with ed è così che funziona per le banche centrali. Voglio aggiungere anche un'altra cosa. Tutti i loro profitti ritornano al tesoro. Okay, so, e quindi all the people are tutte selected by le persone vengono selezionate dal governo, le regole vengono stabilite dal governo e tutti i profitti ritornano al governo. You can call it whatever you want. Chiamatelo come vi pare. I call it a government agency. Io la chiamo agenzia governativa. Ok, allora abbiamo coperto abbastanza, poi delle due ore delle domande possiamo approfondire tutti i punti che lui ha letto e i dubbi. Abbiamo coperto abbastanza l'idea dell'Italia che esce dall'euro e recupera la moneta sovrana. Adesso stiamo con invece l'altra cosa, l'Italia deve rimanere nell'euro. Warren Mosler ha fatto due proposte per stare dentro l'euro ma sfuggire al disastro che è questa cosa dell'eurozona. Io gli ho già detto a Rimini che la tecnica che lui propone è impeccabile, c'è un problema politico molto forte per cui secondo me comunque non è la soluzione migliore è quell'altro, cioè andarsene via. Right now we're talking about we're talking about exiting the euro so far. Now let's say we stay in the euro. You have two proposals. How to stay in the euro and still have a manageable economy. So, and I said to you, Rimini, that I still believe there's a massive political problem about that, but anyway, never mind. Let's talk about the technical solutions to stay in the euro and still survive. Okay. On the Moser bonds. Moser bonds and, and the other one was the one of back bonds and the euro, what's it called, the other one? Okay. We start with the... With the ECB. Yeah. Okay. Okay. Lui dichiara Moser Bond, sono titoli di Stato garantiti dalle tasse. The question is how can Euro do this? Quindi la domanda stay in the euro, we stay in the euro and how can we fix the economy with this disaster within the euro, without exiting the euro. Right. So it can be done ecco. At one of two levels. Si either può fare a due livelli. Level, o a livello Unione Europea. Where the European Central in cui la banca centrale europea would ultimately finance everybody. Praticamente finanzierebbe tutti quanti. Now specifically, più specificatamente, I've suggested that io ho suggerito questo, the European Central Bank che la banca centrale europea would make a distribution of euro faccia una distribuzione di euro to all the member nations a tutti i paesi membri. On a per capita basis, su base pro capite of 10% del 10% of the GDP del PIL of the entire union, dell'intera Unione on an annual basis. Su base annua. This would address the solvency problem.
servirebbe a risolvere il problema della solvibilità. This would eliminate default risk. E quindi questo eliminerebbe il rischio di default. It would bring everyone's interest rates down. Farebbe calare i tassi di interesse di tutti quanti. To the rate set by the central bank. Al livello dei tassi fissati dalla banca centrale. And everyone could finance short term. E tutti potrebbero finanziare a breve termine. At the central bank rates. Ai tassi della banca centrale. Because there'd be no credit risk. Perché non ci sarebbe rischio di credito. Il problema però in questo caso che è più affidato al caso. E questo era un problema che si era visto già agli inizi dell'euro. Se in nessun paese c'è un problema di credito, allora abbiamo una corsa verso il basso. Borrows and spends the most. In cui tutti quelli che prendono prestito e spendono di più vincono. Okay, it would be in everyone's interest to e sarebbe nell'interesse di tutti borrow and spend continuare a prendere a prestito e a spendere senza limiti. And you'd get a runaway inflation. E praticamente si avrebbe un'inflazione selvaggia. So the question is, how La questione do you a questo punto è discipline. Come si riesce a disciplinare questa situazione? What level do you discipline? Innanzitutto ci sono c'è da dire a che livello vogliamo disciplinare e come vogliamo farlo. That's what the stability and growth pact was for. Ed è stato questo l'obiettivo del patto di crescita e stabilità. They disciplined by fining governments. Hanno disciplinato sanzionando i governi che violavano i limiti. The problem with that is, il problema però in questo stato di cose, as we say, come diciamo, you can't get blood from a stone. Che non si riesce a far venire fuori sangue da una rapa. They can't find the other nations. It doesn't work. Non riescono, non si possono sanzionare gli altri paesi perché non funziona. The other problem was, l'altro problema è 3% deficit was far too low. Che un 3% di deficit è veramente troppo basso. With the European pension system the way it is, col sistema pensionistico europeo nelle condizioni in cui si trova, the full employment deficit, il deficit di piena occupazione might be 5, 6, 7, può essere 5, 6, 7, anche l'8%. And that's another discussion, but the deficit is set far too low. Però comunque il deficit è troppo basso. The limits are set for 10% unemployment. I limiti sono stati fissati a una disoccupazione del 10%. Okay, so with per cui, con la mia proposta, anyone who violates the limit, tutti quelli che violano i limiti doesn't get their 10% payment. Non hanno questo pagamento del 10%. That's easy to enforce. E questo è facile da applicare come sistema. It's a lot easier to not give someone the money. È molto più facile non dare dei soldi a qualcuno than to take it away from che toglierli. Okay. However, comunque, they still need to raise the 3% deficit limit to something more reasonable. Però devono comunque aumentare questo 3% di deficit a un livello, diciamo così, più ragionevole. Okay, so my proposal La mia proposta quindi è questa. The 10% distribution. Il 10% di distribuzione. And you lose it if you violate e si perde se si viola questo limite. And to help make sure the right e limit per is set, essere sicuri che venga stabilito il limite giusto, I would have the European Central Bank io farei in modo che la Banca Centrale Europea fund finanziasse a full-time job for anyone willing and able to work. Una piena occupazione per chiunque fosse in grado di lavorare, un posto di lavoro a tempo pieno, at a fixed wage. A un salario fisso, a decent wage, but a fixed wage. Diciamo decente ma fisso. This would be an employed buffer stock. E questo praticamente rappresenterebbe una riserva tampone di occupazione. The unemployed would have the option. I disoccupati quindi avrebbero la possibilità di accedere a questi posti di lavoro transitori, per così dire, di transizione,
I'm calling it a transition job. E questo lo chiamerei proprio un posto di lavoro di transizione. Because as the economy expands, perché poi con l'espansione successiva dell'economia, which it would, che avverrebbe, these people would be hired, queste persone poi potrebbero venire assunte by the private sector. Da qualche azienda privata. Their wage is fixed. Il salario è fisso. And so the private sector would pay more. Le aziende private pagherebbero di più. And take them away from the central bank. E se li porterebbero via dal gruppone della banca centrale. And I'd let the central bank manage this program. E quindi io lascerei la banca centrale gestire questo programma. Give them something to do. In modo da dargli qualcosa da fare per loro, qualche cosa di utile. And let them come up with. I would also make sure that they just write the check. E farei in modo di verificare anche che loro scrivessero poi l'assegno. Che il programma poi, cioè che fossero loro a dare i soldi e che il programma fosse gestito a livello nazionale. Now, like any buffer stock program, come qualunque programma, diciamo così, di transizione, tampone, this is an anti-inflation program. È un programma anti-inflazionistico questo. You're buying labor, si, the price is down, people are out of work. Si compra manodopera quando i prezzi sono bassi e la gente non ha lavoro. And then it's there to be sold back to the economy when it improves. E questa manodopera è lì per essere rivenduta all'economia quando saranno it's migliorate le cose. Quindi è un sistema di stabilizzazione automatica. And there's one very important e c'è anche un altro fatto molto importante. The private sector likes to hire people already working. Al settore privato, alle aziende private piace assumere delle persone che già lavorano. The private sector does not like to hire people who've been unemployed. Praticamente alle aziende private non piace assumere persone che sono disoccupate. So with today's arrangements, perciò col sistema attualmente vigente, when the economy improves, quando l'economia migliora, you get inflation, si ha un'inflazione, and the unemployed don't get work. E gli disoccupati il posto non lo trovano. Okay, because even though they're unemployed, perché anche se sono disoccupati, they are not what I would call liquid. Non sono a market term. Praticamente espressione di liquidità per utilizzare un termine di mercato. They are not ready to be hired. Cioè non sono pronti per essere assunti. Based on private sector standards. Ovviamente questo sulla base degli standard del settore privato. Okay. And so, by having the people e already quindi working, se noi invece abbiamo tutte queste persone che già lavorano, then the private sector il settore can go privato può to the supervisor. Tranquillamente rivolgersi al supervisore say, I need to hire e dire devo assumere delle persone che arrivino al lavoro in orario, che non si mettano a litigare fra di loro. And that's how people get hired. Ed è così che poi questi vengono assunti dalle aziende. Now, I actually had this program implemented in Argentina in 2001. Questo programma l'ho fatto applicare in Argentina nel 2001. It was called the HEFES program. Si chiamava programma HEFES. Daniel Cosar, a friend of mine at the che è un mio amico del Ministero del Lavoro, he enacted it. È stato lui ad applicarlo. After the currency. After their disaster, dopo il disastro dell'economia argentina, where 32 people were killed in the street, in cui 32 persone sono rimaste uccise per le strade di Buenos Aires, and they came back, e quindi sono tornati, offered a job to any head of household who wanted to work. Praticamente sono andati lì a offrire un posto di lavoro a chiunque nei nuclei familiari volesse prenderlo, volesse lavorare. 2 million people showed up for the program. E 2 milioni di persone si sono presentate per aderire al programma. The population was only 35 million. E la popolazione è solo 35 milioni in Argentina. These people had never worked. Queste persone non avevano mai lavorato per un'azienda privata. Nobody thought they'd ever work. E nessuno pensava che avrebbero mai lavorato. They paid $100 a month. It was nothing. Pagavano $100 al mese, praticamente niente. Within 2 years, nell'arco di 2 anni, 1 million had transitioned. 1 milione di questi aveva già fatto la transizione. To the private sector. Era già passato al settore privato. They had the strongest economy in the world. E hanno avuto l'economia più forte del mondo.